Eccoci di nuovo in onda con il nostro Instant Focus, dove parleremo, come potete vedere dalla strap, dal titolo della nostra puntata, di PMI, le piccole e medie imprese, che rappresentano l'85% del tessuto industriale italiano. E parleremo anche naturalmente di strategie corporate and finance che servono alle imprese per cercare di migliorare la loro produttività e aumentare quindi il benessere di tutto il comparto. Lo faremo con l'esperto che è venuto a trovarci qui nei nostri studi. Io lo saluto e lo ringrazio, Alberto Marsigli, amministratore e socio di Corporate and Finance, Gruppo Sinergia Network. Benvenuto. Buongiorno e grazie, benvenuto a voi, a tutti, grazie. Bene, bene. Allora, parliamo insomma, ecco, della finanza, che è un po' il cuore della nostra televisione, della nostra streaming TV, ma soprattutto è il cuore di ogni impresa, di ogni azienda. E proprio utilizziamo, ecco, questa metafora un po' di tipo medico, scientifico, ecco. Il cuore è un organo che ha bisogno di uno specialista, sia per il corpo umano e sia invece per le imprese, ecco, se la mettiamo dal lato finanziario. Quindi serve una figura specifica, e qui entra in gioco il credit specialist, un consulente che interviene all'interno dell'azienda per occuparsi un po' di tutte le necessità, ecco, finanziarie. Innanzitutto le chiedo se ci spiega le peculiarità di questa figura che voi mettete a disposizione. Sì. Allora, intanto Credit Specialist, che è anche il nostro marchio di fabbrica e rappresenta cosa facciamo all'interno delle aziende, perché siamo tutti dei consulenti con un'expertise storica di banca, mediamente chi è stato gestore o ha diretto delle filiali o comunque ha avuto sempre a che fare con le PMI, le piccole e medie imprese, che sono, guarda caso, un po' più dell'80% del tessuto nazionale a livello economico. E proprio come ripercorriamo la metafora del medico, siamo quasi un medico condotto, ci definiamo, no? In un'ottica di poliambulatorio finanziario dobbiamo offrire dei servizi alle imprese affinché dal punto di vista di tutto l'apparato finanziario l'azienda non abbia mai delle difficoltà, perché proprio come un cuore ha bisogno di un setup, quindi di un check-up iniziale, quindi attraverso un'analisi dettagliata della storia aziendale, dei dati aziendali, e matchando un po' anche quella che è la nostra esperienza bancaria, andiamo a dare un contributo vedendo se tutta la parte dei dati aziendali è stata correttamente analizzata, pianificata, monitorata e presidiata. Da lì cerchiamo di costruire il futuro dell'azienda, anche dando dei consigli strategici, ovviamente non solo finanziari, per traguardare gli obiettivi aziendali, perché purtroppo le piccole e medie imprese italiane da questo punto di vista a volte non solo fanno fatica, ma il contesto generale muta talmente velocemente che stare al passo con tutte le informazioni e tutti i contesti di mercato più difficili non è scontato. Eh no, diventa una bella sfida, soprattutto in questo periodo di ancora comunque difficoltà e crisi dal punto di vista economico-finanziario. Non ne siamo ancora usciti completamente, e quindi è giusto, ecco, che servano, intervengano queste figure specializzate. Ha utilizzato una bellissima metafora, quella di check-up, per vedere, ecco, che cosa funziona e che cosa no. Ne parleremo, quali sono i punti di forza e i punti deboli delle nostre PMI. Però prima, ecco, facciamo un passo indietro, perché non tutte le imprese in realtà hanno proprio la disponibilità economica per potersi permettere l'inserimento di una figura specializzata di questo genere all'interno dell'organico. E allora, ecco, come si può cercare di ovviare cercando appunto di ottimizzare i costi? Assolutamente. Proprio il Credit Specialist nasce anche per sopperire a questa difficoltà economica e anche per andare incontro a quello che è l'esigenza di mercato. Pensate che tendenzialmente una piccola e media impresa ha un organico dove non ci sono delle mansioni sempre predefinite e non si possono permettere il famoso responsabile finanziario, perché costerebbe troppo. Quindi da questa esigenza delle piccole e medie imprese e quello che può essere una consulenza più specialistica per accorciare le distanze tra il mondo finanziario, istituzionale finanziario e la piccola e media impresa, ci inseriamo quindi con un costo non fisso e un costo variabile, quindi con delle consulenze che possono nascere e possono durare qualche mese
o, come molto spesso capita, perché ogni consulenza si va a identificare in un rapporto anche fiduciario, ovviamente, quindi come ogni tutti i rapporti sono basati sulla fiducia, possono avere consulenze che durano anche quasi in eterno, si può dire, fin tanto che si crea valore aggiunto all'interno dell'azienda. Quindi da questo punto di vista, che dare la possibilità anche a delle piccole di avere le competenze delle grandi aziende con un costo adeguato, soprattutto variabile, commisurato alle effettive esigenze. Chiarissimo. Ecco, siamo arrivati al momento del check-up, ci travestiamo da dottor Mirabella, ecco, io lo cito perché è una figura conosciuta e comunque non ci fa concorrenza, lui si occupa proprio insomma di cuore, di salute a livello ecco del corpo, noi invece parliamo di check-up finanziario e abbiamo detto che una parte molto importante del vostro lavoro consiste nell'individuare le criticità, che cosa non funziona nelle piccole e medie imprese e quindi ecco qual è il punto di maggiore criticità, qual è l'errore più grande che le nostre piccole e medie imprese commettono e che non gli consente di svilupparsi ulteriormente. In realtà i punti possono essere diversi e diventano sempre più difficili le criticità in contesti di mercato anche come questi. Proprio in un contesto di mercato come questo, dove i tassi salgono, i costi della materia prima sappiamo che schizzano, ci sono anche dei conflitti tra nazioni continui, quindi non c'è un contesto particolarmente semplice. Diciamo che gli errori più frequenti che vediamo, nonostante le nostre PMI abbiano una fondamenta molto sana in Italia, fortunatamente, abbiamo un forte know-how, una forte specializzazione, però notiamo che spesso gli errori più comuni sono quelli di rincorrere a volte il fatturato, senza prestare particolarmente attenzione a una corretta pianificazione finanziaria, quindi prepararsi prima e anche a entrare nel dettaglio di quello che può essere l'evoluzione che ti può portare a crescere di fatturato. Facciamo un esempio concreto, cioè tu vai a fare un check-up e se hai dei valori sballati, prima di metterti in moto e fare determinate attività, dovresti salvaguardare quei valori, portarli in un certo punto di contenimento e poi proiettarti ad andare a fare uno sforzo ulteriore. Diciamo che questa cosa molto spesso non viene fatta perché probabilmente c'è ancora il retaggio, a volte, non sempre, di rincorrere il fatturato perché chiudere la trattativa commerciale non è la priorità. Deve essere un obiettivo, ma prima deve essere pianificato. Quindi in ottica di risposta potrebbe essere più attenzione a un'analisi, a una pianificazione strategica per poi puntare alla chiusura del contratto, del rincorrere ecco quello che è la crescita aziendale. Certo, ecco qui mi dà un assist perché appunto siamo proprio entrati in una nuova fase dopo la pandemia, dopo la crisi economica in cui il fatturato, il volume d'affari generato non può più essere l'unico parametro di riferimento, ma ci deve essere una strategia, ecco, un piano ben specifico che accompagna le imprese. E quindi ecco, ovviamente è difficile entrare poi nei particolari, ma le chiediamo almeno un consiglio strategico da dare alle imprese, oltre a quello che ci ha già detto, per far sì che poi gli obiettivi diventino concreti e non rimangano così aleatori. Ecco, un consiglio. In primis mi sento di dire, seppur sembra banale, di attenzionare sempre nel dettaglio i costi aziendali per capire bene il break even, quello che è il punto di pareggio di un'azienda, e la marginalità di qualsiasi lavoro che viene prodotto all'interno dell'azienda. Se si vuole creare un valore aggiunto, si vuole rimanere sul mercato, secondo me questo potrebbe essere un buon consiglio, un buon presupposto. Quindi la famosa parola controllo di gestione, che può fare tanta paura, se calzata bene nel momento giusto in azienda, può portare dei benefici e dovrebbe essere un presupposto. Controllo di gestione è soprattutto a livello finanziario, perché ripercorriamo quello che ci siamo detti all'inizio: se la finanza non è attenzionata ed è il cuore della nostra azienda o del nostro corpo, le attività motorie non funzionano e quindi gli obiettivi non possono essere raggiunti. Quindi diciamo che questo mi sento proprio di darlo come consiglio, punto di partenza. Certo, ecco, l'attenzione quindi al
famoso break even, il pareggio del bilancio. Yeah. Insomma, ritornando sempre alla metafora, assicuriamoci che i valori siano stabili, giusti, e poi da lì possiamo fare ulteriormente, ecco, un salto in avanti, però quello è la base e bisogna raggiungerla. Abbiamo detto, ecco, che il benessere industriale, il benessere delle imprese sicuramente è un gioco di squadra, interno innanzitutto all'azienda, ma che coinvolge anche degli attori, dei protagonisti esterni, che sono le istituzioni. Anche qui, insomma, un ruolo molto importante. Le chiedo se secondo lei, ecco, dal punto di vista governativo, visto che stiamo parlando di uno scenario macroeconomico, è stato fatto tutto quello che si poteva, le mosse sufficienti, oppure c'è qualcosa ancora da migliorare? Rimanendo neutri sul tema governativo, perché si rischia a volte di prendere, di sconfinare dalla finanza alla politica. Sì. Però effettivamente il ruolo governativo non può prescindere da quello che è il mondo finanziario, perché deve comunque dialogare, deve creare delle solide basi. Sicuramente qualcosa è stato fatto, mi sento di dire che si può sempre fare meglio, e quindi è doveroso che anche a livello nazionale, se parliamo di quello che può essere tutti i fondi che sono arrivati a livello comunitario, e quindi il piano nazionale che sappiamo, il famoso PNRR, mi sento di dire che questo deve essere necessariamente accelerato per creare quell'input di creare sempre più valore all'interno dell'economia reale delle aziende. Quindi, dato che anche nel nostro comparto ci occupiamo non solo di consulenza finanziaria, ma grazie anche al nostro gruppo Sinergia, una società capofila che partecipiamo direttamente, ci occupiamo anche di finanza agevolata, quindi tutti i contributi e le agevolazioni a favore delle aziende, ecco che questi devono essere sempre garantiti e soprattutto devono essere accelerati in una fase che diventa poi strategica non solo per l'azienda, ma anche per l'economia reale del nostro paese, per sopravvivere e coniugare quello che è l'aspetto governativo istituzionale col mondo finanziario e nonché le nostre aziende, ma poi soprattutto per il benessere della squadra, perché non dimentichiamoci che le nostre aziende sono fatte di persone, soprattutto anche quando entriamo nell'ambiente aziendale ci piace anche creare e ricevere competenze, cioè questo secondo noi è fondamentale, perché non dobbiamo mai dimenticarci che le persone sono il vero cardine di ogni azienda. Siamo in Italia, abbiamo delle eccellenze a livello di innovazione. Questa innovazione ce la invidiano tutti, perché è frutto della nostra creatività mentale, di ogni azienda, di ogni persona. E un po' mi viene anche da citare una metafora cestistica che mi piace molto, di un grande giocatore, che comunque tu puoi, col talento puoi vincere una partita, ma col gioco di squadra e con l'intelligenza si vincono i campionati. Quindi a maggior ragione questo ce lo ricordiamo sempre, e ringrazio soprattutto i nostri collaboratori e i soci, perché è solo grazie al gioco di squadra e veramente al talento e alle capacità delle persone che riusciamo anche a creare del valore aggiunto per tutto quello che è la comunità. Certamente. Ricordiamo che la frase l'ha detta il più grande cestista di tutti i tempi, Michael Jordan. Bravissima, quindi, insomma, ma l'ho lasciato in sospeso perché aspettavo che lo citasse lei. Bisogna credergli, insomma, perché se lo ha detto un fenomeno come lui, certamente è vero. Però è anche un punto debole, mi sento dire, della nostra comunque mentalità, perché è vero che noi abbiamo una grande creatività, una capacità di innovare, ma dal punto di vista, ecco, del fare squadra, forse lì siamo ancora un pochettino deboli, e questo anche lo step in più che dobbiamo fare a livello, certo, aziendale, all'interno delle aziende, e poi il gioco, la sinergia tra aziende e istituzioni. Quando riusciremo a completare anche quel gradino, insomma, faremo veramente un salto, un balzo in avanti a livello europeo, a livello internazionale, e forse, insomma, ritroveremo quel benessere che in questo momento ci manca. Lo sentiamo, lo avvertiamo non solo le imprese ma anche i cittadini. Ha fatto bene a ricordare l'economia reale con l'inflazione, insomma, ancora alta, i tassi di interesse che aumentano, e quindi le difficoltà anche delle famiglie e delle persone.
Bene, allora io la ringrazio tantissimo per questo suo intervento, l'aspetto ancora perché noi dobbiamo continuare a parlare di questi argomenti che proprio sono il cuore anche delle nostre trasmissioni e della nostra streaming TV che si occupa di economia e di finanza a 360 gradi. Quindi io ringrazio Alberto Marsigli, amministratore e socio di Corporate and Finance, gruppo Sinergia Network. Grazie a voi davvero, è stato un piacere e alla prossima. Alla prossima, grazie. Bene, si conclude qui questa puntata di Instant Focus, non alla programmazione di Le Fonti TV che continua, allora mi raccomando, restate con noi.